Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio e l'ultima puntata del 2021 relativa alle attività dell'Assemblea Toscana. Il tema centrale di questo ultimo appuntamento è quello relativo alla discussione in aula in Palazzo del Pegaso della manovra di bilancio 2022 per la Toscana, con tanti interventi tra cui quello del governatore Eugenio Giani. Ma cerchiamo di capire innanzitutto quali sono i provvedimenti base, i punti cardine di questa manovra di bilancio 2022, poi sentiremo anche tutti gli interventi principali. Una manovra da circa 11 miliardi. Il bilancio 2022 della Toscana è stato approvato dal Consiglio regionale a maggioranza ed ha riguardato più atti. La legge di bilancio pluriennale, quella di stabilità per l'anno prossimo, e nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale. Gli atti sono stati approvati dopo una lunga discussione che ha impegnato le ultime sedute dell'anno. Numerosi provvedimenti collegati alla manovra e approvati dall'Aula, tra cui un maxi emendamento della Giunta. Tra i principali impegni di spesa previsti ci sono l'assegnazione di 80 milioni per la difesa del suolo, 70 la tranvia di Firenze, 60 per la sanità, 40 milioni per la cultura, 27 allo sport, 18 per le scuole e lo stop all'IRAP per 3 anni alle aziende nelle aree di crisi. Un bilancio importante perché scongiura l'aumento delle tasse, anzi in questa manovra, è una manovra espansiva, noi facciamo maggiori investimenti sulla cultura e in più azzeriamo l'IRAP per 3 anni alle imprese, nuove imprese verranno ad investire nelle aree di crisi industriale o nelle aree interne. Un bilancio che recupera quella piccola criticità iniziale relativa al fondo sulla disabilità e rilancia, mettendo più risorse a disposizione. La Toscana è terra dei diritti, la Toscana è terra che non lascia indietro nessuno. Abbiamo deciso anche come Consiglio regionale, ci tengo molto a dirlo, di chiedere alla Giunta il sostegno per digitalizzare tutti i nostri lavori. Una manovra importante che si colloca in un momento particolare, perché la Regione sta ancora contrastando ed è molto impegnata la pandemia, con successo per quanto riguarda anche il piano di vaccinazioni, e perché siamo in una fase di passaggio dalla vecchia programmazione europea a quella nuova. Quindi questo bilancio si arricchirà e si integrerà con l'arrivo dei nuovi fondi europei e con quelli del PNRR che saremo in grado di catturare. È una manovra che contiene molti investimenti, che parla alle esigenze della Toscana, dei suoi territori e anche delle sue comunità, che come Partito Democratico e come maggioranza, in collaborazione con il Presidente della Giunta, abbiamo inteso anche arricchire, integrare e migliorare. La Regione ha voluto dotarsi di un bilancio per affrontare quelle importanti sfide che l'attendono nel 2022. Da una parte i fondi del PNRR e dall'altra l'apertura del nuovo ciclo di programmazione comunitario 2021-2027. Occorreva garantire la continuità dell'azione amministrativa e con questo bilancio lo facciamo. Un bilancio che indubbiamente risente in alcuni settori di una serie di inevitabili decurtazioni di risorse, ma che vuole ancora investire in alcuni settori strategici per l'economia e la società toscana. Da una parte le politiche giovanili e lo sport, dall'altro il tema dei trasporti, del diritto alla mobilità, fino ad arrivare all'ambiente. Tutti i settori che assieme alla cultura escono da questa manovra finanziaria con un incremento notevole. Un bilancio 2022 della Regione Toscana che viene approvato mediante una maggioranza che si ritrova compatta, Partito Democratico e Italia Viva insieme al proprio governatore Giani, dando una risposta importante alla Toscana. Questa è la mia soddisfazione principale, abbiamo condiviso ogni passaggio partendo da una imposizione fiscale che rimane inalterata, era la nostra battaglia, addizionale IRPEF e bollo auto non sono state aumentate, per di più c'è la riduzione importante dell'IRAP per le nuove imprese che investono nelle aree di crisi, si trovano le risorse per la cultura, per lo sport, per le infrastrutture, pensiamo a 150 milioni di euro
di nuovi investimenti, si guarda verso il futuro, se pensiamo anche alla richiesta di progettazione della Siena Chiusi, un'innovazione straordinaria sul raddoppio e sull'elettrificazione di questa tratta ferroviaria, per arrivare a fare interventi a favore dei comuni sui teatri, sulle scuole. Pensiamo ai fondi per finanziare le scuole per tutti quei progetti che sono in corso e che sono bloccati a causa dell'aumento dei costi, un nuovo sistema di risalita degli impianti della Toscana, investimenti sulla neve, investimenti che riguardano anche la difesa del suolo, la cultura, ma soprattutto la rigenerazione urbana e l'assetto viario della nostra regione. Quindi la soddisfazione di Italia Viva è forte, perché soprattutto si approva un bilancio, ma soprattutto la maggioranza si ritrova e si riscopre molto compatta, unita, e sarà un anno importante per quanto riguarda la regione toscana. Nel bilancio 2022 della Toscana sono stati reintegrati anche i contributi a favore delle famiglie con figli minori affetti da gravi disabilità, che in un primo momento sembravano destinati al taglio a causa dei costi extra della sanità per far fronte all'emergenza coronavirus, un tema che nei giorni scorsi aveva sollevato numerose polemiche, agitando le acque pure all'interno della maggioranza. Per dimostrare la loro contrarietà alla manovra di bilancio regionale, i partiti di centrodestra hanno protestato mostrando cartelli con le spese rinviate e quelle inserite, ma ritenute inutili. È un bilancio nettamente insufficiente. Il presidente Gianni lo ha definito work in progress. Va bene work in progress, ma qua siamo di fronte a un bilancio in cui il venerdì ci viene raccontato che si stanno accantonando 50 milioni di euro per far fronte a eventuali mancati rimborsi sulle spese sanitarie Covid da parte dello Stato, e poi il martedì successivo, nello stesso fondo che era intoccabile, si va ad attingere e si prendono 3-4 milioni per accontentare le richieste del Partito Democratico, un po' a destra, un po' a manca. C'è un fondo di garanzia, sì, l'unica cosa che è stata garantita sono le richieste del Partito Democratico. Poi un bilancio fatto di rinvii, tutte le opere strategiche per la nostra regione rinviate agli anni a venire, penso una su tutte, il porto di Livorno. Il presidente Gianni ci racconta che questo sarà l'anno in cui finalmente sarà realizzata Dars in Europa, ma i soldi per Dars in Europa vengono spostati dal 2022 al 2023. Il raddoppio della ferrovia tra Pistoia e Lucca, invece che quest'anno, il prossimo anno. Le piste ciclabili, la manutenzione delle piste ciclabili. Ogni giorno la sinistra si riempie la bocca di mobilità sostenibile, di green, di risparmio energetico, e poi i soldi per la manutenzione e lo sviluppo delle piste ciclabili della Toscana rinviati addirittura al 2024. Quindi è un bilancio nettamente insufficiente, che lascia sì spazi di discussione, che lascia sì spazi di modifica in corso d'opera, ma ad oggi ci sono tanti impegni e pochissimi investimenti concreti e reali scritti nello su bianco. Noi naturalmente esprimiamo un fermo voto contrario, tanto nel metodo quanto nel merito. Un metodo che ha visto sostanzialmente tagliate fuori le opposizioni dalla garanzia di un qualsiasi approfondimento istruttorio, in particolare per quanto riguarda il famoso maxi emendamento. Di fatto siamo di fronte ad una soluzione che è di compromesso per tutto quello che era emerso, diciamo, le difficoltà della maggioranza di questi giorni a trovare la quadra rispetto a un quadro finanziario che sì, è vero, ha delle difficoltà ben note, i fondi europei che ancora devono arrivare, minori entrate per 160 milioni, però di certo ci aspettavamo forse qualcosa in più, quantomeno sotto il profilo della programmazione. In realtà ci ritroviamo di fronte a una serie di provvedimenti che appunto nel tentativo di tenere insieme i vari appetiti territoriali ci propongono, anche di fronte appunto a questo famoso maxiemendamento che di fatto si risolve in uno spostamento non tanto significativo nelle cifre, ma significativo perché si va ad attingere a quel fondo di riserva che di fatto è il nostro cuscinetto a garanzia di quella copertura del disavanzo sanitario che appunto è la vera partita che poi dovremo giocarci nei prossimi mesi. Quindi andava adottata molta cautela, in realtà questa cautela c'è stata fino a un certo punto, finché appunto gli appetiti dei territori non si sono manifestati. Ecco, per noi questo modo di procedere con marchette territoriali non è assolutamente condivisibile, e in tutto questo, in queste sforbiciate, in questo grande pasticcio, purtroppo rischiavano di rimetterci i più deboli. Si è cercato di correre a ripari in corsa mettendo appunto delle risorse, ma diciamo che non c'è anche in questo caso la vera consapevolezza, a nostro avviso, che sul fronte delle politiche sociali molto di più debba essere fatto, di fronte a un taglio molto pesante di 47 milioni.
Speriamo che nelle prossime variazioni di bilancio questa Giunta si faccia carico finalmente di portarci un disegno organico ed una propria visione effettiva della Toscana. Un bilancio dove non c'è sviluppo, un bilancio senza investimenti, ma è un bilancio prevalentemente fatto di tagli. E di tagli a cosa? Di tagli a quello che è più di prezioso per quanto ci riguarda, la famiglia, la disabilità, la non autosufficienza. Un bilancio che taglia 18 milioni di euro per le cure sulla SLA, un bilancio che taglia 9 milioni di euro per la non autosufficienza, un bilancio che leva addirittura 20 milioni di euro al turismo, lasciando al turismo soltanto 7 milioni di euro, un bilancio che toglie 130 milioni di euro agli investimenti e alla competitività del nostro territorio, ma è un bilancio che mette invece 24 milioni di euro alle sagre, alle rievocazioni storiche, ai tagli del nastro. Ecco, c'era una volta la legge Mancia, questo è il bilancio del taglio del nastro. Siccome noi pensiamo in un momento difficile come questo, in un momento di risorse scarse, noi dobbiamo concentrare le risorse su provvedimenti che hanno a cuore la famiglia, che hanno a cuore la valorizzazione del nostro territorio, lo sviluppo delle nostre imprese, il sostegno alle nostre attività commerciali. In queste voci non c'è niente. Questo bilancio è un bilancio che non parla ai distretti industriali, non c'è una politica dei porti, non c'è una politica di valorizzazione del tessuto commerciale. Ecco, è un bilancio che non ha non solo una logica, ma è un bilancio senza visione. I bilanci non sono fatti soltanto di numeri, ma sono fatti anche e soprattutto di strategie. Questo è un bilancio privo di strategie per la Toscana e ancora una volta a pagarne le spese saranno le famiglie toscane e le imprese toscane. Sicuramente sarebbe ingiusto attribuire totalmente le responsabilità di alcuni squilibri finanziari a una cattiva amministrazione e gestione economica da parte della Giunta. Ma ci sono degli aspetti che assolutamente non si possono tacere. In primis che questi documenti sono colpevolmente arrivati estremamente in ritardo e questo non lo hanno detto soltanto le opposizioni, l'Aula, ma persino il Consiglio delle Autonomie Locali, quindi le province e i comuni che si sono visti consegnare tardi la documentazione per analizzare quelli che sarebbero stati i documenti relativi alle attività che avrebbero potuto fare nell'anno seguente. Ed è stata coniata dal presidente Gianni un'espressione che, per quanto possa apparire colorita, è preoccupante da un altro punto di vista. Il bilancio in itinere, che è niente più che un modo elegante per dire che in Toscana si vive alla giornata su molti progetti. Si vive alla giornata e si riducono al minimo i bilanci di alcuni assessorati fondamentali che potrebbero trovarsi all'improvviso, se per caso i soldi dell'Europa non dovessero arrivare per una qualunque ragione, a dover sospendere servizi, erogazioni di qualunque tipo, pensiamo alla sanità ma anche alle scuole, al dissesto idrogeologico, pensiamo ad esempio, per dire alcune cose che sono inspiegabili, 500.000 euro per un'azienda legata alla Louis Vuitton, insieme a altri 5 milioni che sono stati dati dal governo, quando poi si pensa a tagliare i progetti di vita indipendente che solo all'ultimo sono stati ripresi. Oppure pensiamo ai 10 milioni di euro a Toscana Aeroporti dello scorso anno per poi trovarsi a fare 30 milioni di tagli nel settore del turismo quest'anno. Ecco, questo modo di procedere ci preoccupa molto perché non ci fa intravedere una strategia da parte, non dico della Giunta perché so che alcuni assessori hanno delle idee piuttosto chiare su ciò che va fatto, ma sicuramente attribuire la responsabilità al governatore per le scelte politiche e all'assessore al bilancio per quanto riguarda le scelte finanziarie. Nel nostro caso le due figure coincidono, quindi la responsabilità, non me ne voglia il governatore, ma è doppia da questo punto di vista. Dunque, con questo lungo dibattito, queste dichiarazioni dei consiglieri, ma anche l'analisi che abbiamo fatto su tutti i punti salienti della manovra di bilancio 2022, si chiude la nostra puntata della Voce del Consiglio e si chiude anche il 2022 delle attività legate all'Assemblea regionale. L'appuntamento è ovviamente per il prossimo anno, il 2022, con ancora tanti temi da trattare. Comunque potete sempre restare aggiornati su tutte le notizie legate al Consiglio regionale e alle attività dell'Assemblea toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento naturalmente su RTV 38. Arrivederci.